Negli altri paesi ormai da anni una regola. Nel nostro fare un'adeguata raccolta differenziata sta diventando pian piano una buona abitudine doverosa. Ma i passi in avanti da fare sono ancora molti. Signora, lei la fa la raccolta differenziata? Sempre, è qui vicino a casa mia, quindi sì. Secondo lei è una cosa utile? Utilissima, altrimenti qui non ci salviamo più. La butta a caso perché è più comodo, secondo me. La butta ne via, dove capita. Lei la fa la raccolta differenziata? Certo, abbiamo anche tutti i bidoni per l'umido, la carta, il vetro, tutto davanti a casa separato, quindi è un dovere farla. Però c'è il rischio che poi, come è successo per altri materiali, venga raccolto tutto assieme e venga smaltito in maniera indifferenziata. Quindi questo è un po' la paura, ecco. Secondo me in Italia c'è poca cultura per la raccolta differenziata. Bisognerebbe fare di più. Che cosa, ad esempio? Buttare la carta dove si deve buttare, buttare la plastica dove si deve buttare, tutte le cose che si devono buttare nelle loro caselle. Infatti bisogna fare di più. La Liguria è molto indietro rispetto alle altre regioni del nord Italia. Liguria, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio, si attesta su una raccolta pro capita purtroppo ancora bassa. Siamo sotto i 60 kg pro capita a livello di tutti gli imballaggi gestiti e quindi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, c'è ancora possibilità di migliorare. Anzi, direi che proprio quella parte di rifiuti che ancora oggi finisce in discarica possa essere valorizzata e avviata a riciclo. Cosa vuol dire questo in termini totali? Circa 80.000 tonnellate, sono 78.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio gestiti nel 2014 dal sistema CONAE che sono state valorizzate per un importo di oltre 8 milioni di euro riconosciuti ai comuni e o agli enti gestori del servizio di raccolta differenziata. Visto il numero limitato delle discariche in Liguria, a Genova è ormai chiusa da molti mesi la discarica di Scarpino, si stanno cercando delle strategie alternative per i rifiuti e soprattutto per il riciclo degli stessi, magari proprio coinvolgendo non soltanto le aziende pubbliche ma anche quelle private. Allora, le opportunità che oggi tutte le amministrazioni della Liguria trovano sono quelle di valorizzare al meglio le loro miniere urbane di rifiuto recuperabile. Per rifiuto recuperabile io parlo di carta, di cartone, di legno, parlo di vetro, parlo di ferro, parlo di acciaio, di alluminio, tutto quello che può trovare uno sbocco di mercato nell'industria del riciclo, che oggi punta sempre di più alla reintroduzione di queste materie prime secondarie. Ecco, appunto, quali sono queste? Cosa è cambiato negli anni? Negli anni sono cambiate tante cose, in primo luogo quello che è cambiato è il costo vero di smaltimento in discarica dei rifiuti. Se prima era un costo basso, quasi accessorio per un comune, oggi il costo di smaltimento è un costo sempre più significativo nella voce dei bilanci comunali. Quindi i comuni davvero trovano un'alternativa concreta, efficace e soprattutto di tipo economico nel raccogliere in maniera differenziata e poi cedere al mercato, attraverso i consorzi di filiera direttamente, quello che arriva dalle raccolte dei cittadini. Quindi lei sta dicendo che meno spendono i comuni, meno spendiamo noi cittadini. Assolutissimamente sì. Quello che è importante da sottolineare per tutte le amministrazioni è che questi sono mestieri poveri, perché il materiale è povero, è un materiale che da un disvalore deve trovare un valore di mercato, e tutto il gioco ha una sua reggibilità a costo che la gestione sia la più economica, la più efficiente e dai costi più contenuti.
È un vanto di questa azienda, come peraltro in questo settore, di aver recuperato dei siti, dei capannoni, degli edifici che magari erano in stato di abbandono e di averli fatti rivivere per queste attività. La cosa che ci dà molta soddisfazione è proprio questa, che si parla sempre di recupero. Ebbene, noi siamo riusciti a recuperare questo vecchio stabilimento, che sono circa 20.000 metri quadrati di area, dove una volta c'era una vecchia fabbrica che costruiva semoventi, che vedete ancora qua i loro pezzi, e siamo riusciti in 2 o 3 anni a risollevare, diciamo, e mettere a posto questo vecchio stabile, e dove oggi raccogliamo e portiamo tutta la carta di Genova o la plastica di tutti i comuni e l'avviamo al recupero, al riciclaggio di questi materiali. Aziende che danno anche dell'occupazione sul territorio. Sicuramente, noi oggi abbiamo, tra Genova e altre sedi che abbiamo, 100 operai impegnati su questo, diciamo, frangente, e risorse, altri metri quadrati in Liguria, abbiamo altri impianti in Liguria e anche altre parti d'Italia, ma comunque, ecco, la Liguria, visto che siamo genovesi, dove siamo nati, e quindi abbiamo preferito investire e tenere la nostra sede sicuramente a Genova. Stiamo per entrare in una vera e propria piattaforma per il recupero dei materiali riciclabili, in modo che almeno i cittadini riescano a capire come funziona una vera e propria raccolta differenziata e tutto il suo ciclo. Ora stiamo per incontrare Paolo, che ci spiegherà proprio come funziona il ciclo per il recupero dei materiali. Partiamo proprio dal cartone. Buongiorno Paolo. E cerchiamo di far capire anche a chi ci ascolta come funziona il ciclo in un'azienda per recuperare i rifiuti. I mezzi effettuano i ritiri in base ai nostri clienti, che possono essere supermercati, grandi aziende o piattaforme di recupero delle aree ecologiche dei comuni, e poi si recano qua nel nostro deposito per, una volta pesato, per lo scarico. Materiale, in particolare questo mezzo carico di cartone, viene scaricato. Adesso a questo punto qua viene preso con la semovente, ubicato sopra il nastro trasportatore, che lo convoglia dentro alla pressa di compattazione. Lì vengono confezionati questi colli qua, che pesano intorno a una tonnellata e mezza, vengono stoccate nell'area di stoccaggio, che poi sono quelle che troviamo di fronte a noi, e successivamente poi, in base agli ordini, in base alle tipologie del materiale, vengono mandate alle cartiere per fare poi la carta nuova. Invece questo, diciamo così, mucchio di cartone, dove c'è un po' di tutto, però vedo che ci sono dei materiali che non è propriamente cartone, come la carta dell'uovo di Pasqua, piuttosto che plastica. Ecco, voi di questi materiali che cosa ne fate? Noi di questi materiali qua facciamo una cernita, perché, come si può ben vedere, ci sono delle impurità. Questa è la classica raccolta stradale, delle raccolte differenziate che fanno i cittadini, che ahimè presentano, come si può vedere, qualche impurità. Queste impurità qua noi dobbiamo estrapolarle, perché comunque se avviamo a recupero questo materiale qua nello stato in cui si presenta, la cartiera ce lo contesta e di conseguenza non ce lo fa scaricare, proprio perché all'interno della carta, se troviamo dei corpi estranei, vedi soprattutto plastica, nylon e bottiglie di plastica, vetro, questo è un danno per il ciclo di produzione della cartiera. Ecco, qua vedo che ci sono proprio delle persone che stanno facendo proprio una cernita del materiale da tenere, quello da buttare, appunto per, a volte anche per l'inciviltà dei cittadini, cioè soprattutto per l'inciviltà dei cittadini. Sì, purtroppo c'è una piccola parte del cittadino che non è propriamente educato, che quindi introduce anche materiali estranei all'interno dei contenitori esclusivamente adibiti per la carta,
queste persone sono appunto adibite e a togliere le impurità che sono presenti e al tempo stesso fare la selezione tra la carta e il cartone, perché ci sono cartiere che utilizzano esclusivamente il cartone ed altre che invece utilizzano la carta comune. Poi di questi altri materiali che vengono, diciamo così, tolti, che cosa ne fate? Li buttate via? Cosa ne fate? No, beh, diciamo che questa plastica qua poi successivamente viene di nuovo selezionata e suddivisa tra il nylon e le bottiglie di plastica, perché poi fondamentalmente in mezzo alla raccolta della carta non si capisce come mai il cittadino solitamente per errore introduce la plastica. Voi non riciclate soltanto carta, ma anche altri tipi di materiali come legno, plastica, eccetera. Ricicliamo varie tipologie di plastiche, il legno, le ramaglie, e le apparecchiature fuori uso, RAI, vedi, monitor, parti di computer, hardware. E il processo di riciclo è sempre uguale o cambia? Più o meno lo stesso, nel senso che per le altre tipologie di rifiuto che non sono carta e plastica non vengono pressati, perché le altre tipologie di rifiuto che ho detto prima, e le ramaglie e il legno, quelle le possiamo consegnare tal quale, non è un problema. Però mentre per la carta va a finire sulla filiera dell'industria cartaria, cioè alle cartiere, la plastica viene mandata agli impianti che poi rifondono la plastica e fanno di nuovo plastica, con il legno ad esempio viene mandato alle industrie che fanno i truciolati per poi fare ad esempio i mobili. Quello che è utile che i cittadini capiscano che è importante fare la raccolta differenziata. Ci sono tanti che magari dicono ma è inutile, perché tanto poi non, alla fine vengono, i materiali vengono convogliati tutti insieme. Invece Paolo, non è così, facciamo questo appello. Sicuramente non è così, perché noi i materiali li ritiriamo, li selezioniamo e una volta poi selezionati li vendiamo. Quindi per noi è un business questa cosa. E questa brutta cosa che viene detta sulla raccolta differenziata, che poi va a finire tutta in discarica, è assolutamente una cosa irreale e assurda. Quindi bisogna appunto che noi cerchiamo di sensibilizzare i cittadini che si prodigano a fare la raccolta differenziata, perché comunque per l'ambiente ha un valore aggiunto, perché non avendo discariche o bene salvaguardando le discariche salvaguardiamo anche l'ambiente. Cosa non devono fare i cittadini quando appunto mettono le varie vari prodotti nel noi prodotti, come si chiamano? I vari rifiuti, ecco. Cosa non devono fare i cittadini quando mettono i vari rifiuti nei contenitori? Cioè. Sicuramente non miscelarli, nel senso che nel contenitore della carta bisogna mettere carta e cartone, nei contenitori della plastica esclusivamente le bottiglie di plastica, i flaconi e gli imballaggi di plastica, e nelle campane per il vetro esclusivamente le bottiglie di vetro. Se noi misceliamo questa serie di rifiuti, rallentiamo il ciclo di produzione e al tempo stesso produciamo anche una quantità di rifiuti che poi i nostri operai devono appunto selezionare. Ma il cosiddetto fazzolettino di carta, quindi la carta sporca che viene messa all'interno del contenitore giusto della carta, però che cosa comporta? Poi voi riuscite a recuperarla, riuscite a ripulirla? O... Sì, questa operazione qua poi di trasformazione la compie la cartiera una volta che riceve il nostro materiale e trasforma la carta vecchia in carta nuova. L'importante è che il cittadino non introduca appunto ad esempio nel contenitore della plastica, della carta, plastica o altri rifiuti differenti dalla carta. Ecco, ma un altro esempio, ad esempio una bottiglia di plastica sporca, cioè va bene lo stesso messa all'interno del contenitore di plastica, oppure bisogna prima darci una pulita a casa e poi inserirla? L'ideale sarebbe dargli una pulita, ma questo comunque non comporta un problema, perché comunque poi gli impianti di destinazione finali hanno dei macchinari sofisticati che riescono comunque a estrapolare le eventuali impurità che ci sono dentro, liquide dentro le bottiglie, quello non è un problema comunque. Quindi cittadini, fare la raccolta differenziata non è tempo perso, ma è un gesto di civiltà in una società dove non si butta via niente vista la crisi, anzi si ricicla tutto.